Una storia da non perdere. Tanti anni fa in Israele, al Muro del Pianto, c'era Rav Grossman, una persona molto conosciuta che fa tante opere di bene, con una persona molto benestante. Rav Grossman si accorge che davanti a loro c'era una persona che da un'ora era lì, che pregava, piangeva, pregava e piangeva, e vuole aiutarlo. Dice alla persona accanto a lui, dice: guarda, vedi quello lì, è da più di un'ora che piange, andiamo a aiutarlo, andiamo a vedere cos'è il suo problema. Se il suo problema è di natura spirituale, lo aiuto io, se invece ha problema monetario, per favore aiutalo tu. E così fanno, lo approcciano, gli chiedono se sta male, se ha bisogno. No, tutto a posto, ma perché un'ora che piangi? Una storia vera. E lui dice: io ho 10 figli. Ieri sera ho sposato il decimo dei miei figli, gli ho fatto il matrimonio e sono qui a ringraziare Dio che mi ha dato la possibilità di sposare tutti i miei figli in un modo decoroso. Questo è quello che la Parashah ci insegna. La Parashah parla delle primizie, che ogni contadino, il frutto più bello, doveva portarlo e regalarlo al Kohen, al sacerdote, vuol dire a Dio, all'epoca del santuario. Cosa ci insegna questa mitzvah? Di essere sempre riconoscenti a Dio. Molte volte noi abbiamo tanto, forse troppo, ma non siamo capaci di essere riconoscenti, di ringraziare a Dio per ogni minima cosa che noi abbiamo. Ogni respiro che abbiamo in realtà è un grande dono. Impariamo da questa persona. Non stava piangendo per chiedere aiuto, ma stava piangendo di emozione per ringraziare Hashem di tutto quello che gli ha dato. E ricordiamoci, ogni volta che noi ringraziamo Dio e siamo riconoscenti verso di Lui, risvegliamo in Lui un desiderio di continuare ad aiutarci ancora di più. Shabbat shalom a tutti.